benvenuto a voi nella Chiesa Evangelica Riformata di Lugano. È un piacere accogliervi in questo periodo di restrizioni che abbiamo per il coronavirus e nel rispetto delle norme, quindi dobbiamo essere in pochi, ma il video poi sarà anche trasmesso sui mass media. E colgo l'occasione di salutare il sindaco Borradori, che ci ha fatto il piacere di essere presente, sicuramente tra i tantissimi impegni che ha in questo periodo, non da poco. Quindi il fatto di averlo per noi è veramente un piacere e un onore. Per la presentazione della manifestazione io do la parola alla signora Grazia Galletta, che è l'artefice, l'organizzatrice ovviamente di tutte tante questioni e organizzative. Prego, grazie. Buonasera, buonasera, ringrazio il pastore Daniele Campoli di questa opportunità di poter parlare e darvi un cordiale benvenuto. Ringrazio tanto il signor sindaco per la sua presenza. Sì. Alzo la voce, giusto. E anche per la vostra presenza, ognuno di voi che è qui. Questo concerto al patrocinio della comunità di lavoro Regio Insubrica e della città di Lugano. Siamo quindi particolarmente gioiosi di condividere anche comunque con la vostra presenza. E, è organizzato dall'associazione 753 Arte e Bellezza di Bellinzona in collaborazione appunto con la Chiesa. E il desiderio è che questo concerto di Natale sia un messaggio di speranza, un messaggio affettuoso proprio per tutti noi. Fra l'altro i musicisti stessi sono del Ticino, di Gorgo, giusto? No, che ci trovi in zona e anche di Varese, insomma della Lombardia, del Ticino e del Piemonte, quindi di Insubria, questa regione meravigliosa ed è proprio questa regione che è dedicato questo concerto di stasera. In particolare raggiungerà ogni casa, ogni famiglia, e anche un pensiero va alle case anziani e a chi ha difficoltà magari anche di raggiungere un posto, magari anche se non ci fosse stato il Covid. Quindi dedichiamo davvero con tanto affetto questa musica, perché la musica è emozione. E se ci emozioniamo, capiamo che la cosa più importante è proprio stare insieme e vivere le feste nell'amicizia e nell'affetto. Questo è l'augurio anche da parte dell'associazione che rappresento. E quindi adesso invito il signor sindaco e buon ascolto, buon concerto. Prego. Buonasera, buonasera signora Grazia Galletta, signora pastore, gentili signore, greci signori, signori e signori musicisti, buonasera a voi e buonasera alle persone, buongiorno, dipendenza del momento in cui eventualmente ci vedranno, le persone che ci vedono in streaming. Quindi siamo relativamente in pochi, come si diceva prima, per questioni ormai assolutamente note, però questo concerto potrebbe anche essere visto da molte persone, e ha detto molto bene Grazia Galletta che potrebbe essere visto anche da persone che in genere non hanno la possibilità neppure di muoversi o si possono muovere con fatica, quindi le persone che risiedono nelle case per anziani, che già sono magari in difficoltà in tempi normali, ma chiaramente il coronavirus li mette ancora più in difficoltà. È bello questo concerto che, come si diceva, la musica è speranza, la musica è anche gioia nell'imminenza delle feste natalizie, del Natale. Sicuramente qualcosa di molto importante, tra l'altro anche complimenti per aver avuto la capacità, il coraggio entro certi limiti, ma il coraggio nel senso che con le misure giuste, che non sappiamo che non sono sempre facili da implementare, da mettere assieme, quindi complimenti anche per esserci riusciti. Bello che sia la città di Lugano, bene, ma ancora di più che sia anche la Regione Insubrica che patrocina questo concerto, perché tra la città e il cantone, naturalmente, la Regione Insubrica c'è una vicinanza, c'è un mondo che viene condiviso dalla religione, la tradizione, la cultura, i giornali, il calcio, la passione, sono tantissime cose che ci accomunano, e direi forse in primis la meraviglia del paesaggio, perché
siamo un paesaggio prealpino e credo che ci viene invidiato un po' da tutte le parti, vengono da tutto il mondo, quindi è importante, credo che si possa continuare a lavorare insieme, a collaborare insieme, malgrado qualche difficoltà politica qua e là che abbiamo, non si deve nascondere, però insieme credo che c'è veramente una comunità, una comunione di intenti. Quindi grazie per aver voluto dare anche un segnale, se mi permette di dire, o mi permettete di dire, anche politico. Buona serata a tutti, ma in particolare buon Natale, buone feste e un anno nuovo che sia intenso, pieno di emozioni belle, che magari ci permetta anche di lasciarci un pochino alle spalle le emozioni un po' meno belle, perché non si può dire che non abbiamo avuto emozioni, ma purtroppo sempre belle, se non lo erano quasi mai. Per cui tantissimi auguri a tutti voi e tantissimi auguri a voi che immagino abbiate una carriera ancora davanti, visto che siete ancora molto giovani. Auguri, buon anno, buone feste. Grazie mille.
concerto ha un titolo, Un canto nuovo, e mi piace leggere l'introduzione che è stato fatto almeno per iscritto a questo concerto. La gioia di una nascita, il mistero dell'incarnazione, la tenerezza di un bimbo indifeso e la potenza del re dei re. Il Natale ci mette di fronte a contrasti e paradossi che sfuggono alla logica terrena, ma che trovano degna espressione nella musica, in grado di dare voce ad ogni sfumatura della letizia. Il canto è intimamente legato alla gioia del Natale. La nascita di Gesù è accompagnata dalla voce degli angeli che rendono lode a Dio per l'evento mirabile e misterioso. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Ora è tempo di inaugurare un canto nuovo, come recita il Salmo 97, che avete potuto ascoltare ovviamente in tedesco, che ora io vi leggo in italiano. Letture, se volete, insolite per il periodo natalizio. Siamo consueti a sentire tutt'altre narrative in questo periodo. Inizieremo quindi proprio con il Salmo 97, che dice: cantate al Signore un canto nuovo, perché Egli ha compiuto prodigi. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza agli occhi dei popoli, ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclami al Signore ora tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia. Cantate inni al Signore con l'arpa e col suono melodioso, con la tromba e al suono del corno acclamate davanti al Re il Signore. Frema il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battono le mani, esultino insieme le montagne davanti al Signore che viene a giudicare la terra e giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Seguirà Johann Sebastian Bach, Mein Glorious Herze. Il soprano della 68esima cantata di Johann Sebastian Bach dirà: il mio cuore è credente. Rallegrati, canta, scherza,
il tuo Gesù è qui. Via con il dolore, via con le lamentele. Voglio solo dirti, il mio Gesù è vicino. Questo sentiremo dalla soprana. Che la cantata ora sia proposta nel periodo di Avvento è interessante. E trovo interessante questa scelta del direttore, perché in realtà l'opera è stata composta per il lunedì di Pentecoste da Johann Sebastian Bach. Prende in prestito le parti di un testo scritto da una poetessa, Cristina Mariana von Ziegler, che ora attraverso il canto le darà voce e la farà predicare. Beh, ai tempi di Johann Sebastian Bach non era per niente scontata la cosa. Ecco, un primo accenno a questo mondo sottosopra di Dio. Ed è quello che avviene proprio nell'Avvento. Vediamo che c'è una proiezione di un mondo sottosopra, diverso, altro. Ed è questo proprio che ci attrae in questo periodo, perché lo intravediamo. Quindi che Natale e Pentecoste siano ora messi assieme ci mette quindi nella giusta prospettiva teologica, potremmo dire. Avremmo perso molto tempo se avessimo pensato al Natale una sorta di festeggiamento del compleanno di Gesù bambino. Ma Johann Sebastian Bach, detto anche il musicista teologo, ci fa fare un passo ulteriore ora e ci ricorda che il Natale è la nascita o è la presenza di Cristo o quel mondo sottosopra di Dio nella nostra vita, nel nostro orizzonte di vita. Ed è un evento dello Spirito Santo, cioè che non è opera delle mani umane, ma è qualcosa che Dio può compiere. La possibilità quindi di una vita nuova e la visione di un mondo nuovo. Lo abbiamo già visto con l'intenzione proprio di dar voce a una donna. Il brano si ispira alle letture bibliche di quel giorno. Le letture bibliche di quel giorno, lunedì di Pentecoste, erano Atti 10, nel quale, dopo la predica dell'Apostolo Pietro, lo Spirito Santo discese su di tutti i presenti e le persone si meravigliarono che la fede che porta lo Spirito Santo era rivolta a tutti e non solo a una nazione. Dio, alla fine dirà Pietro, Dio è colui che non fa eccezioni. Dio fa cose meravigliose, senza eccezioni. Dio, dirà Pietro, è colui che non fa preferenze. È colui che vede con occhi nuovi. E poi, in quel lunedì di Pentecoste, la messa del tempo, il culto del tempo, si recitavano le parole finali dell'incontro di Gesù con Nicodemo, ricordate, quel capo dotto dei farisei, Giovanni 3, che dirà: Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Thank you.
Ora seguirà il brano di Vivaldi. Nulla in mundo pax sincera è un mottetto sacro composto da Antonio Vivaldi sul testo latino di autore anonimo. Il titolo può essere tradotto «Nel mondo non c'è pace sincera». Il testo si sofferma sulle imperfezioni di un mondo traboccante di male e chiede a Gesù Cristo la salvezza che egli offre. Nessuna pace nel mondo è sincera, potremmo ascoltare, senza rancore. Pure vera pace è in te, dolce Gesù. Tra pene e tormenti vive contenta l'anima nella sola speranza del tuo casto amore. Il mondo inganna gli occhi con il suo smorto colore, ma trafigge i cuori con la sua ferita occulta. Fuggiamo chi ride, evitiamo chi ci segue, poiché ci vorrebbe superare giocando, mostrando delizie con arte sicura. Di fronte a queste parole, a questo invito di Vivaldi, mi sono venute in mente le parole di Gesù che troviamo nel Vangelo di Matteo, il capitolo 11, che dice: «Venite a me voi tutti che lavorate sotto un pesante giogo, io vi darò riposo. Prendete il mio giogo e imparate da me, lasciate che vi insegni, perché io sono umile e mite, e da me troverete riposo per le anime vostre, perché io do soltanto pesi che non opprimono». Thank you.
produzione musicale, Franz Gruber è per lo più noto a tutt'oggi quale compositore del brano natalizio Stille Nacht, sul testo di Joseph Mohr, in italiano conosciuta come Astro del Cielo, che egli stesso suonò per la prima volta la notte di Natale del 1818 nella chiesa di San Nikolaus di Oberndorf, nei pressi di Salisburgo. Stille Nacht, notte di silenzio. Di sovente sulle note di questo noto brano mi sono chiesto se effettivamente la notte della nascita di Gesù fosse stata realmente una notte così silenziosa. In realtà sappiamo che c'erano movimenti e rumori ovunque, rumori di guerra, rumori di marce notturne di soldati romani, popoli in movimento e atti di ribellione. Spesso ci dimentichiamo che Gesù è nato in un tempo di guerra, dell'occupazione cruente e brutale dei romani che saccheggiavano e imponevano la loro pace, la nota Pax Romana, che non era solo che un atto di sottomissione. Questo retroterra è comune anche con il compositore di questo brano che è stato composto, perché è stato composto proprio al termine della guerra e poi subentra la pace. Le armi cessano di sparare. È il silenzio immenso che subentra con l'atto della pace. Questo è anche il Natale, la pace donata e portata nella nascita di Cristo. Questo è l'annunzio più essenziale del Natale. Non ci sarebbe altro modo per dirlo. Stille Nacht. Thank you.
Sarebbe stato un Natale diverso da tutti gli altri, non è vero? E penso che questa alterità, questo Natale diverso, sia passato anche nelle note musicali e nel programma, sia musicale che, diciamo, spirituale, biblico, di questa sera con il suo percorso. E non potevamo quindi che terminare con una nota, chiamiamola teologica, spirituale, di riflessione spirituale, nel contesto di questo Natale diverso. Nei quattro Evangeli il Natale è vissuto in un modo diverso. L'Apostolo Paolo sembra quasi non conoscerlo. Ci sono due soli Vangeli che ci parlano della Natività e ce la vogliono raccontare, Matteo e Luca. Marco inizia da quando Gesù è adulto. Quello è il Natale. E tant'è vero che nelle chiese orientali il Natale avviene proprio con il battesimo di Gesù, Marco. Voglio terminare quindi con un Natale ancora diverso. Non è come quello dell'Apostolo Paolo, non sarà come quello di Marco, non sarà neanche come i racconti evangelici e natalizi che ci riportano Matteo e Luca. C'è un Vangelo che ha un Natale tutto suo, tutto diverso, e si ispira per questo Natale che lui ci vuole presentare con la creazione del mondo.
l'Evangelo di Giovanni. L'Evangelo di Giovanni fa un'opera e una via, diciamo, che vuole percorrere tutta diversa rispetto agli altri. Lui vede nel Natale una nuova creazione, vede nel Cristo la creazione di un mondo nuovo e non poteva quindi che ricalcare lo stile della Genesi, come viene creato il mondo. E dirà infatti, al capitolo 1 di Giovanni, al principio c'era colui che è la parola, egli era con Dio, egli era Dio, egli era al principio con Dio, per mezzo di lui Dio ha creato ogni cosa, senza di lui non ha creato nulla. Egli era la vita, e la vita era la luce degli uomini, quella luce che risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Dio mandò un uomo, si chiamava Giovanni, e gli venne come testimone della luce, perché tutti gli uomini, ascoltandolo, credessero alla luce. Non era lui la luce. Giovanni era un testimone della luce. La luce vera, colui che illumina ogni uomo, stava per venire nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto nel mondo che è suo, ma i suoi non l'hanno ascoltato e accolto. Alcuni però hanno creduto in lui. A questi Dio ha fatto un dono di diventare figli di Dio. Non sono diventati figli di Dio per nascita naturale, per volontà di uomo. È Dio che ha dato loro la nuova vita. Colui che è la parola è diventato un uomo, ha vissuto in mezzo a noi uomini. Noi abbiamo contemplato il suo splendore divino, è lo splendore del Figlio unico di Dio Padre, che è pieno di grazia, è pieno di verità. Che Natale diverso, questo di Giovanni. Una parola che era nel mondo, già sin dall'inizio, creatore di tutte le cose, una luce, ma che non è stata vinta malgrado le forti tenebre, ed è vissuta tra di noi, in carne, come un essere umano. E che cosa stupenda è questo per la fede cristiana, sapere che abbiamo un Dio che ha vissuto e solcato ogni via, ogni sentiero, ogni curva pericolosa della vita come la svolgiamo noi. Quindi è un Dio che comprende appieno tutte le nostre difficoltà, si è totalmente immerso nella nostra vita umana. Ecco il Natale di Giovanni, un Natale diverso. E vediamo che in questa diversità abbiamo tante cose su cui riflettere.